Cari amici di Fano TV, siamo al Palazzo Malatestiano ed esattamente nella Sala Morganti, che ospita una mostra di livello internazionale, quella dedicata a Pietro Vannucci, detto il Perugino. Al suo interno una pala, la pala del Perugino, restaurata, tornata dopo un lungo restauro da Firenze, e allora noi andiamo a visitarla. Questa è una mostra epocale. Sì, è una mostra epocale molto importante per la nostra città e per tutto il territorio, perché permette di vedere un'opera che dopo anni ha avuto la fortuna di avere questo importantissimo restauro, che è un restauro di alto livello e che consentirà all'opera di mantenersi per decenni. Un restauro che ha interessato lo strato pittorico e la superficie lignea. Non solo, è una mostra epocale perché racconta nei dettagli quello che è il restauro, la sua preziosità, le particolarità dell'opera, e ci permette di vedere l'opera vis-à-vis, ad altezza d'uomo, cosa normalmente non possibile. Poi in un secondo tempo riposizioneremo l'opera a Santa Maria Nuova e potremo riammirarla nel suo luogo di origine, ma avere la possibilità di vederla ad un'altra altezza, da vicino, e ammirare la tecnica pittorica del Perugino e conoscerne le radici e anche quello a cui poi ha dato seguito con un raffronto con Raffaello è importantissimo. Vogliamo ricordare fino a quando è visitabile questa mostra? Questa mostra sarà visitabile fino all'8 aprile, ma già stiamo pensando di prolungarla, visto l'enorme successo che sta avendo. Abbiamo staccato più di 7.000 biglietti, un successo incredibile, sappiamo che andrà aumentando, ci arrivano molte chiamate, ci stiamo anche organizzando per una cosa molto nuova a Fano, che sembra scontata ma vi posso assicurare non lo è. Stiamo organizzando la bigliettazione online e non solo, la stiamo organizzando anche in concertazione con gli altri comuni della rete dei musei della Flaminia. Questo è sempre per valorizzare, in un percorso che vuole valorizzare il sistema museale, e questa mostra rientra proprio all'interno di un percorso. Viene tutto fatto con un preciso piano di sviluppo a beneficio della città. Vogliamo ricordare dove è stata restaurata l'opera? Sì, l'opera è stata restaurata a Firenze, all'Opificio delle Pietre Dure, che è un istituto di restauro tra i più grandi al mondo, molto importante, quotato grazie all'utilizzo di tecniche innovative che non si sono limitati a restaurare l'opera. Inizialmente hanno fatto tutto un percorso durato mesi di studio, di analisi, studiando i componenti chimici dei colori, facendo i raggi X, sono emerse anche particolarità, e lo potrete vedere tutto nella mostra. E non solo, la mostra poi si comporrà anche di momenti in cui restituiremo con appositi convegni alla città le specifiche del restauro, faremo anche laboratori per bambini per spiegare ai bambini come si fa un restauro. E comunque, dicevo, sono emerse anche delle particolarità, ad esempio nella lunetta che è qui di fianco a me è emerso, dietro la figura di Giovanni Evangelista, l'immagine di una città che era stata dipinta prima e poi coperta. Sono tutte cose che ci curiose, ma che ci aiutano anche a capire qual è stata la nostra storia e la storia di questa opera. Anche Vittorio Sgarbi è stato a Fano e ha detto: nella notte di Fano la luce del Perugino. Sì, ha fatto molto piacere, tra l'altro è una presenza che noi abbiamo voluto fortemente perché ha un ruolo pubblico importante. Essendo sottosegretario alla cultura, è stato possibile grazie a questa visita per noi parlare con Sgarbi in quanto sottosegretario e presentargli anche altre opere che meriteranno di un restauro. E lui, apprezzando la mostra e la qualità della mostra, e ha apprezzato anche altre opere che sono contenute e conservate nella Pinacoteca, e stiamo già ragionando sui possibili restauri, quindi una cosa che potrà portare alla città tanto beneficio e anche tante risorse economiche importanti per valorizzare i propri tesori culturali. Con una mostra che pone Fano al centro di una fase cruciale per la storia dell'arte.
È una mostra importante che sta a pieno titolo nella nostra città, in qualche modo richiama un po' quelli che sono gli elementi di Fano, Fano città storica con un patrimonio storico-artistico di altissimo valore, e la pala con la lunetta e la predella sono un grandissimo esempio, un'opera di grandissimo valore. Quando nel 1488 affidarono a Pietro Vannucci, detto il Perugino, questo incarico, che poi verrà ripreso anche in altre opere in giro per l'Italia, rifacendosi a questa pala, e ebbe l'incarico primo pittore al mondo, primus pictor in orbe. E penso che ritrovare quel documento la dica lunga sul valore e sull'importanza. E questa è una grande occasione perché è il percorso, è il risultato di un percorso fatto anche con l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Pronunciare questo nome significa pronunciare la massima istituzione di restauro al mondo, e quindi ci si inchina di fronte a questa istituzione. E il fatto che abbiano deciso di farcelo gratuitamente, con un pool di un gruppo di lavoro di restauratori multidisciplinare, significa che veramente è un'occasione di un'opera straordinaria. E questo lavoro fatto, che ha richiesto molto impegno, oggi ci ha riportato a vecchio splendore quest'opera, ma soprattutto ci consente, e venire a vedere questa mostra, ci consente di vedere il quadro, l'opera così ravvicinato e di scoprire anche ad occhio nudo alcuni aspetti che altrimenti non si coglierebbero quando tornerà poi nella sua casa naturale che è Santa Maria Nuova, dove tornerà ad essere ubicato. Quindi è veramente una grande occasione, e il mio è anche un ringraziamento all'Opificio delle Pietre Dure, ma anche al percorso che abbiamo fatto con il nostro ufficio cultura, con tutto l'assessorato, ed è anche, come dire, un momento anche di orgoglio locale avere la fortuna di avere queste opere nel nostro patrimonio. È veramente una grande soddisfazione e anche una gratificazione aver fatto questo percorso e aver ottenuto questo risultato. Ecco, un risultato fatto appunto di una sinergia, collaborazione fra tanti enti messi insieme. Esatto, perché qui c'è la sovrintendenza, alla quale va un grande ringraziamento perché ha collaborato ed è stato anche un ponte verso questo percorso che abbiamo fatto con l'opificio. E faremo anche, ci sarà un catalogo che verrà prodotto al termine, ma ci sarà anche un piccolo catalogo dedicato ai più piccoli, visto, narrato un po', pensato ai loro occhi, perché poi la cultura è universale, ha una forza straordinaria e comunque questa mostra merita di essere visitata e vista. Quindi un ottimo traino per il turismo. Beh, tante persone stanno venendo, anche in questo momento che sono qua c'erano persone che venivano da altre città della nostra regione, quindi siamo contenti perché effettivamente sta riscontrando un grande successo. Dal Palazzo Malatestiano è tutto, la mostra sarà visitabile fino all'8 aprile 2024 con eventuali proroghe. E allora venite a visitarla e buon proseguimento con i programmi di Fano TV.